Ciao ragazzi, oggi outfit, sto morendo di caldo. È vero, però si chiama così l'outfit perché è un outfit al quale pensavo fosse molto più leggero, invece sto morendo di caldo. Allora, partiamo dalla maglia. Facciamo una cosa molto veloce perché sto morendo di caldo. Tipo, sono tornata adesso da casa, ho detto facciamo l'outfit, appena dopo mi spoglio, faccio video così molto scialli. Allora, questa è la maglia che davanti è leggermente vellutata, cioè non è vellutata, però mentre dietro c'è tutta la stoffa. Si vede anche la differenza. C'è anche un buchino, bello. Qui ha tutti dei boh, ricami sul décolleté. E la cosa che fa caldo è questo laccio qua. Questo laccio qua, questo fa morire di caldo. E poi come pantaloni invece ho quelli nuovi. Quelli nuovi che si presentano così, sono a vita bassa, ma voi potete portarli anche molto più su. E in fondo sono un pochino lunghi in fondo, devo dire. Però io dovrò farci l'orlo. Però sono stretti, sono quelli fatti a sigaretta. E dietro stanno le tasche e qui davanti c'è una cernierina. E questo è il vestito. Invece di scarpe, scusate, ma il computer è tutto storto. Posto. Invece di scarpe ho le Converse che sono gialle. Anche se con questo outfit ci starebbero meglio delle Converse celesti, però io ho solamente le Converse gialle oppure al limite bianche, però non riprende molto. Queste qui le ho anche pulite, tra l'altro. Vediamo un po' se così. Gialle. Ecco, si vedono meglio da lontano che da vicino. Le ho tolte perché facevano male ai piedi, però. E di accessori invece, allora vabbè, come cose una mollettina, niente di che. Poi orecchini, ho questi qua che ho preso in Spagna tanto tempo fa e sono, ve li faccio vedere, che sono pesantissimi. Molto pesanti. E sono dei fiori blu con delle striature turchese. E dietro sono così. E questo è uguale. Mentre come collana ho una specie di, come collana ho questa specie di ciondolino. Forse è meglio levarlo, in modo tale che riusciate a vederlo meglio. Scusate. Questo ciondolino incastonato dentro una pietra turchese. Questo me l'aveva dato la nonna e devo dire che ha gusto perché, oh mamma, mi cade tutto perché ha un bel colore il turchese. Lei poi ama il turchese, quindi. E questo qua. Poi invece mi sto tagliando subito praticamente come anello. Ho questo anellino qui che praticamente ha una striscia celeste e una striscia blu e riprende sia la maglia col blu sia il celeste di questo. Invece come trucco non ho niente di blu perché non lo so perché ho un eyeliner marrone, un ombretto marrone, quindi un trucco sobrio in modo tale che riprenda anche i pantaloni, infatti si vede che ci sta bene il trucco con i pantaloni. E il trucco, vi dico come l'ho realizzato. Inoltre ho anche una pinza celeste, non ci ho neanche fatto caso. Allora, il trucco in questione è stato realizzato dalla sottoscritta con di base un colore chiaro, un blockbuster numero 22 di Essence, che comunque è un colore
champagne, cioè un color carne più che altro, molto chiaro, molto. È un effetto matte per dare, vedete, questa luce che vedete qui, è questo qui, fantastico. Poi l'ho applicato con un pennello normale. Poi invece con un pennello da penna sono andata a enfatizzare la piega dell'occhio tirando l'occhio in su. Vedete che qui c'è questa specie di V fatta con il marrone? L'ho fatta, non è con questo. Scusate, ho sbagliato. Ho tanti marroni, mi confondo. L'ho fatta con questo marrone qua, infatti è quello più scuro, è molto più scuro di questo. Questo è sul dorato, mentre questo no. Questo va un po' più sul viola. Questo marrone l'ho usato, che è anche meglio come marrone perché quello è troppo chiaro. E questo invece si vede un attimino di più, vedete questa V che ho tirato? L'ho fatta con questo marrone qua. Devo dire che questo trucco mi piace davvero tanto. Ho la faccia rosa e qui sono bianca. Mia, ma non è che sono così bianca. È la luce che riflette sul. Tipo Edward. E poi ho tracciato una linea di eyeliner con questo qua della Essence, che è il Metal Glam, il classico eyeliner marrone che adesso non fanno più. Stamani inoltre mi sono alzata alle 6:30, convinta di entrare alle 9, mentre in realtà entravo. No, infatti, mi sono alzata alle 6:30, convinta di entrare alle 8, mentre entravo alle 9. Che disetta, mi sono messa un'ora qua al computer. Vabbè. Poi, come mascara, il mio solito mascara della Max Factor False Lashes, che secondo me. Boh, per i soldi che l'ho pagato, forse non ha questo grandissimo effetto. Era molto meglio quel Colossal della Maybelline. Però è il secondo che compro, se non il terzo. Non posso stare fissa su un mascara, oddio. Quindi, va bene anche provare cose nuove, paragonare le nuove marche. Anche, vabbè, ora non dico provare Chanel, non dico provare altre marche, ma marche normali, anche perché comunque io per i mascara ho sempre speso quei 12-11 euro. Quindi tanto valeva provare quello. Ho provato quello verde della mamma, che avevo comprato tempo fa per lei, mascara verde. E sì, come colore è carino, ma non mi piace tanto l'effetto che dà. Vabbè. Niente, questo era il mio outfit. Sono veramente chi vede la fine di questo video dice: ma che si è messa? Vabbè, ricapitolando, maglia blu, jeans color avano, questa collana, questi orecchini e quest'anello. Il trucco l'ho fatto vedere, ho messo anche un po' di mascara sotto, un lucido là, no, un burro cacao e niente di che, le Converse gialle, niente Converse gialle. Volevo prenderle anche celeste le Converse, perché alla fine il verde non ho tanta roba di verde. Il celeste è un po' più versatile come colore. O se no, ahia, un paio di scarpe che potrei comprare. Non saprei. Vabbè, ragazze, ditemi se vi piace l'outfit. Tipo quelli francesi che avevano le bazzette, bazzette? I bazzettoni, bassettoni. Fino a qui che si prolungavano. Fino a qui. Ciao!